La comicità prende il volo e lo slogan che accompagnerà il 21, 22 e 23 agosto la 13ª edizione del Festival del Cabaret che si svolgerà a Martina Franca, in provincia di Taranto. Tre serate organizzate dall'Associazione Sirio di puro divertimento. Tanti i comici che si alterneranno sul palco nell'atrio del Palazzo Ducale, i grandi nomi di Zelig e Colorado Café, ma anche 12 volti nuovi in concorso, tra i quali usciranno i comici di domani. C'è un cast abbastanza nutrito, noi quest'anno avremo le rivelazioni della stagione scorsa televisiva. Quindi per esempio avremo Pino e gli anticorpi di Colorado, poi avremo Giovanni Vernia che è stata la rivelazione di Zelig, poi abbiamo dei grandi nomi storici tipo Antonio Giuliani, tipo Salvatore Marino, poi abbiamo i due premi sono Premio Sirio quest'anno va a Maurizio Micheli e il premio Città di Martina Franca a Zuzzurro e Gasper, una coppia storica del cabaret. Media partner Antenna Sud a condurre le serate, l'ormai collaudata coppia formata da Mauro Pulpido e Serena Garitta. La solita straordinaria kermesse di comici importanti e di comici che importanti probabilmente diventeranno, soprattutto se vinceranno il festival, perché nel festival c'è anche la gara tra 12 giovani cabarettisti selezionati in tutta Italia dalla nostra direzione artistica di Varese. Il vincitore o comunque colui il quale dovesse diventarlo verrà giudicato e poi consacrato, come devo dire, dichiarato vincitore da una giuria presieduta da Maurizio Micheli, e quindi questo è un altro certificato di garanzia.